Domenica 22 maggio 2011 dal campo Superga di Ciampino, Savio contro Tor di Quinto, Valerio D'Andrea contro Paolo Testa, la finalissima degli allievi di Elite, amici di Fuori Area, il più cordiale benvenuto da parte di Cristiana Amalfitano e Alessandro Serra. E profondo dalle parti di De Francesco che va di testa all'indietro, il break di Isidori che prova il destro da fuori centrale, De Rossi al limite cerca lo spazio per concludere, il sinistro di De Rossi, il cross di Magnano, la girata di Cristofari e la grandissima risposta di Placidi. Bernardi a mettere nel mezzo, pallone sul primo palo, arriva da Berti Mastrantonio, la rovesciata di Mastrantonio centrale, si arriva in questo momento, pallone fuori, arriva Indà di gran carriera, il destro di Indà, De Francesco il suo tocco proprio per Indà, il pallone che arriva a De Rossi, si gira De Rossi, parte Mastrantonio con il destro centrale, la risposta di Placidi, poi attraversa parte di Cristofari, si continua a giocare perché il pallone rimane lì. Limite dell'area, Iannettone cerca lo spazio per concludere, arriva il destro di Iannettone, pallone che si... Mastrantonio prova a girarsi, vince un contrasto, la conclusione, lungo il destro, il vantaggio del Savio, 21esimo minuto di gioco, proprio lui, il tratto lungo, il numero 6. Lungo, parte lui, il pallone sulla wall, ancora lungo che ci prova per ben due volte, ancora la wall che respinge, Zucchelli col sinistro, 2-0 Savio, Zucchelli trova al 29esimo minuto il raddoppio del Savio, un gran sinistro da fuori area. Bottini è costretto a fermarsi, ritorna sul destro, il cross per Iannettone, il colpo è Iannettone, la rete del Tor di Quinto. Inserimento, prova a sfondare sulla destra, il Savio, il cross nel mezzo, Placidi ci mette i piedi, deviene corner, ma finisce qui, il Savio si laurea campione regionale. Fine stavolta ha portato bene. Sì, diciamo, era una partita difficilissima perché sapevamo di incontrare un avversario fortissimo, ma la voglia di vincere dopo la finale persa con i giovanissimi ci ha dato una carica enorme, non abbiamo mai mollato e tranne l'inizio, penso i primi quarto d'ora, 20 minuti, dove eravamo un po' nervosi, non avevamo capito bene come metterli in difficoltà, poi penso siamo stati padroni del campo, abbiamo meritato di vincere, ma complimenti a loro che sono una grande squadra con allenatore insomma che ha 10 titoli più di me, quindi è doppia soddisfazione aver battuto loro e sono contentissimo perché ho rivoluto sta squadra a tutti i costi per vincere il titolo e per regalargli la gioia che non gli ho potuto da 2 anni fa. Quindi sono contento soprattutto per loro
che sono riusciti a alzare la coppa. 2 anni fa abbiamo visto festeggiare, oggi festeggiamo noi. Valerio, i cambi decisivi, Zucchelli e Longo sono entrati in campo, hanno messo una grinta davvero fuori dal comune, loro hanno deciso la gara, sicuramente è il successo del gruppo e anche il tuo, perché comunque c'è qualcuno che li manda in campo questi ragazzi nel secondo tempo. Sì, io l'ho sempre detto ai ragazzi che la nostra forza è il gruppo, io ho fatto una statistica che tante partite le abbiamo vinte al secondo tempo, quindi loro sanno benissimo che chi va fuori non si deve sentire inferiore a chi gioca, perché le partite si possono iniziare al secondo tempo. Sappiamo che Longo partita in corso poteva spaccare la partita con la sua velocità, quindi era tutto programmato, insomma, che Longo in gara in corso avrebbe fatto benissimo. Anche Zucchelli con la Vigor è entrata l'ultima, ha fatto gol, oggi si è ripetuto, quindi. Ma grande tutta la squadra, un grande staff, tutta la gente che c'è intorno, tutti i preparatori di portieri, preparatore d'atletico, mister in seconda e il dirigente, c'è tutto uno staff dietro, non è solo la vittoria della squadra ma di tutti. Ok. Siamo qui con il mister Paolo Testa. Mister, non è riuscito a replicare la vittoria di 2 settimane fa con la Juniores, che cosa oggi non ha funzionato nella sua squadra? Buongiorno a tutti, intanto niente, oggi non siamo stati brillanti come al solito, non è stata aggressiva la squadra come lo è di solito, quindi alla fine siamo mancati un pochino, specie nel primo tempo, e niente, poi sono stati quei 2 gol... Ci hanno penalizzato, però loro sono stati bravissimi, hanno giocato bene, hanno tenuto bene dopo aver fatto i gol, quindi alla fine è giusto così il risultato.